Oltre all'assessore al decoro Barbara Brunori, anche gli studenti del liceo artistico Apolloni, autori dei pannelli, avevano lanciato un appello alla cittadinanza affinché non venissero imbrattati i loro lavori installati nel sottopasso di Viale Cairoli a Fano, e invece ci risiamo. A distanza di 2 settimane dall'inaugurazione, qualcuno ha ben pensato di lasciare questa parola, fiocco, incidendola sopra una poesia dedicata al mare del fanese Elvio Grilli. Assessore, ci sono un po' di rabbia e delusione, perché non avevate messo le telecamere? La scelta di non mettere le telecamere è stata una scelta consapevole per dare fiducia alla città. È stata una scelta perché naturalmente, come ho sempre detto, in quel luogo sono intervenuti i giovani, e i giovani di ampio respiro volevano dare proprio un'identità, volevano portare sia il loro talento ma anche i loro sogni. Distruggere una cosa del genere naturalmente significa intervenire su quello che è un futuro che loro si aspettano, che non è disegnato con quel profilo lì, non è imbrattato, non è rovinato, ma è un futuro rigoglioso di idee e naturalmente di cose che possono accadere, belle, positive. Oggi, rispetto a quello che succede, mi trovo costretta naturalmente a intervenire con telecamere, cosa che farò. Da questa mattina la scuola interverrà subito per verificare come migliorare quel punto. Fortunatamente è un piccolo tassello in mezzo invece ad un'opera significativa. Verrà sicuramente migliorata con un piccolo lavoro, però ahimè mi dispiace molto registrare questa cosa, anche perché Matilde, la ragazza che la scorsa volta aveva fatto l'appello, è stata la prima a rimanerne delusa.